sulle religioni comparate. Rintracciare il professor Marius Lantané non era stato difficile per Angelo. Questi era un docente dell'Università di Marsiglia, un esperto di Lourdes a livello internazionale, che aveva risposto prontamente alla richiesta di Angelo. Nonostante i suoi impegni, aveva accettato l'incontro con scarso preavviso, spinto probabilmente dalla presentazione importante che Angelo aveva ottenuto. Un custode lo precedette in un corridoio dell'università da cui si accedeva a una sala d'aspetto per il pubblico, una biblioteca afosa e malamente illuminata. Qui Angelo attese per più di mezz'ora ordinando le domande che voleva fare al professor Lantané. Quando già temeva che il professore non si sarebbe presentato, la porta fu aperta da un uomo fragile e magro sulla settantina. «Sono Lantané», si presentò in italiano. «Lei è il signor?» e disse il cognome di Angelo. «Mi segua, prego». Il piccolo ufficio spartano era separato dal pianerottolo da una vetrata ed era occupato da una scrivania di legno, da un computer e da alcune sedie. Angelo osservò il professore mentre si sedeva alla scrivania. Il suo viso era una ragnatela di rughe che gli sembrò quella di un saggio. Lantané portava due occhiali spessi, ma il tratto giovane erano i suoi occhi azzurri, limpidi e veloci. Si scusò del ritardo. Aveva appena terminato una lezione sulle religioni comparate e l'ora prevista si era inavvertitamente prolungata. «È l'età che ci rende più lenti», disse, «e adesso mi impedisca di dilungarmi su questo argomento con lei, perché non ne abbiamo il tempo». Angelo attaccò subito con le domande che si era preparato, saltando quelle che in quel momento ritenne inutili, per non mancare quelle sulla realtà dei miracoli che si erano verificati a Lourdes. Il professor Lantané, che sembrava considerasse Lourdes una sua riserva privata e il Papa un suo amico personale, parlò con chiarezza e convinzione. Angelo tenne acceso il registratore per la durata di un'intera cassetta. Il professore iniziò spiegando che Lourdes si trovava all'imboccatura di una valle che saliva verso i Pirenei francesi. Descrisse il viale della grotta che portava i pellegrini al Domaine de la Grotte. Parlò delle fiaccolate che i fedeli accendevano al calare del sole, delle panchine antistanti al santuario e dell'interno della grotta, con la nicchia in cui era la statua della Madonna. Un tempo bianca e celeste pastello, e adesso annerita dal fumo dei ceri che bruciavano davanti alla nicchia. Disse anche che la fonte miracolosa era protetta da un vetro. Poi il professore descrisse brevemente la Basilica Superiore e la Basilica del Rosario, nonché il grande parco che le circondava. Alla fine indugiò nella descrizione della Basilica di San Pio X, che a Séry era la più grande struttura sotterranea costruita dall'uomo. Questa basilica, spiegò il professore, è stata completata nel 1958 e misura 81 metri per 201 ed è coperta da una spianata erbosa. Può contenere 50.000 pellegrini, molto più dell'intera popolazione di Lourdes. Vi si svolgono cerimonie quando il tempo è brutto, quando la folla di fedeli è molto numerosa. Per registrare le informazioni che gli interessavano, Angelo tirò fuori un'altra cassetta. Il professor Lantané se ne accorse e interruppe improvvisamente il suo monologo per domandargli: «Scusi, che ora è?» Angelo gli disse l'ora. Lo studioso si alzò con un sospiro. «Devo andare, sono in ritardo per un appuntamento. Spero che le mie descrizioni le siano state sufficientemente chiare». «Un momento, professore. Ancora non mi ha detto che cosa accade a Lourdes, i miracoli, come li spiega?»
Siamo nelle mani di Dio, disse in fretta Lanthenay, e si congedò. Angelo era andato a Marsiglia per sapere che cosa pensava un luminare dei fenomeni che accadevano a Lourdes, e adesso Lanthenay lo abbandonava così. Rimase deluso. Dovette aspettare molti anni per avere una risposta alle sue domande sui miracoli, e anche questa gli venne dai maestri immateriali. Commento. Cerchio Firenze 77, attraverso Roberto Setti. Ancora molta strada l'uomo deve percorrere. E man mano che egli progredisce, le sue conoscenze si allargheranno. Ed ecco allora che tanti fenomeni incomprensibili saranno spiegati. Il lato misterioso della vita cederà il posto a una fiducia e una sicurezza che l'uomo oggi ignora del tutto. Parlo della sicurezza che ha chi ha raggiunta la comprensione. Di fronte a ciò che non è spiegato, a ciò che quindi, non essendo spiegato, rimane misterioso, l'uomo è incerto. E nel tentativo di trovare spiegazione risorge in lui l'atavico timore e la sua naturale ascendenza a spiegare tutto secondo un divino intervento, attribuendo a questo divino intervento ora il senso di un premio, ora quello di un castigo. Ciò nella comprensione cesserà definitivamente di essere, e così tanti aspetti mistici, parimenti, scompariranno. Scompariranno le superstizioni e, unitamente a queste, anche i lati mistici, secondo una mistica di oggi e dei tempi trascorsi. Perché l'uomo non vedrà più, in quelli che voi chiamate oggi miracoli, l'opera di un divino fattore, l'intervento di un santo, di un'alta entità spirituale, ma finalmente comprenderà le forze che sono a sua disposizione e che possono essere adoperate per la sua felicità, per il suo benessere. In fondo, per questo l'uomo è stato emanato, perché l'uomo, sia pure attraverso un cammino di dolore dal quale scaturisce comprensione, deve giungere a quella serenità, a quella certezza, che lo rendono un essere massimamente felice. Voi avete parlato questa sera di Maria, Madre del Cristo, e vi siete chiesti se le apparizioni conosciute sono apparizioni dell'entità che una volta fu Madre del Cristo. Ebbene, ciò non ha alcuna importanza, perché queste visioni, quando veramente tali sono state, hanno il valore che gli uomini a esse conferiscono. Il selvaggio che adora una pietra e che, per la sua evoluzione, per lo stadio di sviluppo nel quale si trova in forza di questa fede, opera bene, di un bene adatto al suo stadio di sviluppo, in effetti è paragonabile al fedele che trova egualmente una linea diretto agire di fronte all'immagine della Madre del Cristo. Non è quindi né l'immagine né la figura che si vuol rappresentare o simbolizzare in questa immagine che ha valore, ma il valore sta nell'intimo di colui che, di fronte a questa immagine, si inginocchia. Con ciò vogliamo dire che, fino a uno stadio dell'evoluzione, non ha importanza che l'uomo conosca la verità più vicina possibile alla realtà, ma a ogni stadio dell'evoluzione ciascun individuo conosca la verità che a lui è congeniale, che a lui si confà maggiormente e che è più vicina ad incrementare il suo ideale, l'ideale della sua coscienza. Questo è importante. L'evoluzione dell'individuo è un susseguirsi di gradi e di stadi, e la realtà assoluta sta all'ultima meta di questa evoluzione che noi possiamo vedere. Là l'uomo la conoscerà, là l'uomo, che non sarà più uomo,
potrà finalmente abbracciarla. E allora sarà importante ed essenziale che l'abbracci. Prima di allora vi sono tante verità le quali, a grado, in forma sempre più vicina, meno imperfetta, più attinente, conducono l'uomo alla conoscenza di questa realtà. Finché, avuta una conoscenza la più perfetta possibile, mi sia concesso dire così, l'uomo dalla conoscenza passerà alla definitiva comprensione e comunione.